Mio padre, ad esempio, è morto il 5 aprile in una marcia di trasferimento. Il tutto sembrerebbe finire il 27 gennaio, non è vero? Cioè, c'è un rispetto della storia che non c'è, ma va precisato. Diciamo che nel cantuccio del mio cervello c'era sempre questa storia qui di sapere a Sesto San Giovanni quanti erano i deportati, eccetera. Un po' anche la storia di mio padre, che era abbastanza nebulosa, tutto sommato. Era morto dove, in che contesto? La testimonianza di Taccioli non era precisissima. E le prime domande che ho fatto ai superstiti, allora rimasti già abbastanza anziani, le prime domande erano semplicissime. Quanti deportati ha dato Sesto? Quanti sono morti e quanti sono sopravvissuti? Quanti lavoravano alla Breda? Quanti lavoravano alla Falck? Quanti lavoravano alla Marelli? Nessuno è stato in grado di dirmelo. E dentro di me è nato uno stimolo semplice alla partenza. Vorrei saperlo. E quindi mi impegno a cercare di saperlo. Naturalmente, saperlo cosa vuol dire? Vuol dire fare diversi percorsi. Avere le testimonianze delle persone, che quindi ti raccontano il vissuto, persone che voglio dire deportati e familiari, perché è l'altra faccia della medaglia della deportazione, e questa scelta mi si è rivelata nel tempo giusta, credo, riconosciuta anche da altri, ma contemporaneamente trovare la documentazione, perché io ho sempre pensato che anche nel mio piccolo, nel piccolo di ognuno di noi, la testimonianza con il passare degli anni può traslarti i tempi, può non farti ricordare un nome, può farti dire delle cose che magari le hai ampliate senza rendertene conto, oppure tante invece non le ricordi più. E io nelle mie ricerche l'ho notata in qualche momento. La testimonianza deve essere affiancata dalla documentazione. Avere i documenti ti aiutano. Innanzitutto il documento può parlare, può dirti delle cose che la testimonianza non può dirti. Quindi in un certo senso è anche il documento una testimonianza, ma l'abbinamento tra la testimonianza e il documento fa la memoria con la M maiuscola, non la memoria che ti può tradire nel ricordare determinate cose. Io credo che la memoria è un valore superiore, sia la testimonianza che la documentazione, ma è l'abbinamento di queste due cose. Io lo dico perché l'ho verificato in più di un'occasione e credo di capire bene questa roba qui. La memoria è un valore molto alto, di cui noi italiani, ma in generale un po' tutto il mondo, ha bisogno della memoria, perché purtroppo anche nelle cose più banali, anche nelle cose politiche, nelle cose della vita esistenziale, la memoria è un valore che si perde e tante volte i popoli non hanno memoria, poi ne pagano le conseguenze, ma questo è un altro discorso. Io ho fatto questo tipo di ricerca, pensavo di trovare un certo numero di deportati, sì, ma non il numero che ho trovato, che è veramente altissimo. E quindi capisco anche perché Sesto San Giovanni è stata fatta medaglia d'oro nel 1972. Pur non avendo dei dati precisi in mano, la sensazione era chiara. Sesto San Giovanni è una città, direi, quasi martire, insomma. Nell'ambito della deportazione ha dato, nella mia ricerca, 570 deportati, di cui 231 ci hanno lasciato la vita. Questi sono numeri, secondo me, enormi. Non avrei mai immaginato di trovare questi numeri. Nella ricerca ho trovato delle cose interessantissime. Ho trovato dei bigliettini piccolini scritti in una minuta che forse non riuscivo a leggere neanche quello che li aveva scritti. Cos'erano questi bigliettini? C'erano su dei nomi e di fianco le lire. Date a chi? Ai familiari delle persone o deportate o uccise o in galera. Ma io da questi foglietti che sono commoventi ho trovato anche i nomi, che non avrei mai trovato. I documenti diventano storia. Parlano. Il 27 gennaio, che è il giorno della memoria, di una legge credo del 2001, luglio 2001, ricorda il 27 gennaio come data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz
sopravvenire alla liberazione del lager di Auschwitz. È importantissimo, non è mai stata fatta una legge della memoria in questo senso e quindi è validissimo. Rimane così un po' di amarezza in bocca, se così possiamo dire, un'amarezza insomma, sul fatto che i lager hanno proseguito a vivere dopo il 27 gennaio. E ad esempio gli episodi delle marce da un lager all'altro ne sono, tranne qualche piccolo particolare appunto di Auschwitz piuttosto che, rimangono completamente fuori da quella data lì, perché sono posteriori a quella data lì. Mio padre, ad esempio, è morto il 5 aprile in una marcia di trasferimento. Il tutto sembrerebbe finire il 27 gennaio, non è vero? Cioè c'è un rispetto della storia che non c'è, ma va precisato. Perché queste marce di trasferimento? Perché nell'ottica dei nazisti un esercito normale si sarebbe arreso già nel 1943, invece i nazisti vanno avanti perché i lager hanno una funzione diversa dalla guerra, vanno avanti indipendentemente dalle sorti della guerra. Cosa succede? Se da est i sovietici arrivano e liberano i lager vengono liberati dalle persone valide che possono marciare e li mandano a ovest. Se da sud arrivano gli americani, eccetera, i lager a sud vengono spostati più a nord perché da sud arrivano le marce che liberano i lager. Cioè, loro si concentrano alla fine tutti in Austria, in Germania, il centro, cioè si erano espansi invadendo quasi tutta l'Europa, adesso si sono di nuovo ristretti. Perché queste marce di trasferimento? Per due ragioni fondamentali. Il 31 marzo del 1945 Himmler dà ordine a tutti i comandanti dei lager di Mauthausen di far rientrare dai sottocampi di Mauthausen tutti i deportati e farli rientrare a Mauthausen. Per due ragioni fondamentali. Uno non la dice, l'altra la dice. Quella che non dice è che così ne moriranno un sacco in queste marce. E infatti ne sono morti tanti. Secondo, perché pensavano che queste armi straordinarie, le V1 e le V2, nel solo mese di aprile avrebbero forse sovvertito le sorti della guerra. Erano oramai fuori completamente, però loro ci speravano. Non so in quanti poi ci speravano, però loro ci speravano. Le marce cominciano il 1° aprile del 1945. Da quasi tutti i sottocampi di Mauthausen, tutti convergono a Mauthausen. Il 1° aprile del 1945 è il giorno di Pasqua. Cioè, anche queste sono date che in qualche modo ti evocano i sopravvissuti a queste marce. Io ho parlato solo delle marce di sottocampi di Mauthausen verso Mauthausen, ma ce ne sono state altre di marce. Attenzione, io adesso mi specifico su questi tipi di marce. Trovano una situazione a Mauthausen disastrosa, tragica. Saltano gli impianti igienici completamente perché è troppa gente. Dormono fuori, muoiono dentro nel campo, nell'Appelplatz piuttosto che fuori nei prati, eccetera. Muoiono giù nell'infermeria, nessuno più li cura, se mai li avessero mai curati. È una situazione tragica, odori inverosimili, una cosa pazzesca, insomma, non so, una cosa infernale. E Sordini, che ha testimoniato della morte di mio padre, arriva a Mauthausen. Venne mandato a Steyr, dove lui era passato, dove avevano ammazzato mio padre, perché lì dovevano tirare su dei bombardamenti, tirare su le macerie e tutto, eccetera. Tanti vanno a Gusen, tanti vanno, non sanno più dove metterli. E nessuno più gestisce nulla lì. Nessuno più gestisce nulla. I nazisti, i capi cominciano a organizzarsi per poi scappare. Quindi il lager viene lasciato un po' allo sbando. E avvengono scene tragiche. Liberazione di Mauthausen, i camion salgono degli americani. L'infermeria del lager è prima di entrare nel lager di Mauthausen, è fuori in un campo lì vicino comunque al lager. Quando i malati che possono muoversi nell'infermeria vedono arrivare i camion, escono dalle baracche, si avvicinano e lì scene raccontate da qualcuno, ho letto nei libri, me l'ha raccontato un paio di persone. Gente che piange, gente che ride, gente che canta, gente che cade morta perché l'emozione o sfiniti. I russi a cui avevano tagliato le gambe perché avevano tentato di fare qualcosa, eccetera, c'è una foto famosa, che camminano su questi monconi.
Io mi immagino sempre gli americani quando hanno visto queste scene, che impressione possono aver tratto. Penso che per tutta la vita gli sia rimasto impresso questa scena. La liberazione di Gusini invece è avvenuta in un modo diverso, direi quasi da cabala. A un certo punto, il 5 maggio, intanto cosa succede? I nazisti sono praticamente scappati tutti. I capo, una parte se ne va, una parte resta lì, inspiegabilmente, si direbbe. Sono inquadrati tutti. Chi fa la guardia fuori dai lager sulle torrette sono vigili del fuoco, vecchietti con un fucile in mano senza nessuna rappresentazione, senza neanche una divisa. I deportati sono lì che aspettano cosa, non sanno neanche loro cosa, ma non si muovono. La liberazione non è una folla festante. Angelo! Angelo! Fermi, no! Cosa fate? Qui non va toccato, ha salvato tante vite! Lasciatelo! 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 Danke! 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 E a un certo punto entra una camionetta degli americani. Cioè loro capiscono che è una camionetta degli americani o dei liberatori, perché non è la camionetta che vedono di solito dei tedeschi. Questa camionetta esce uno, si guarda in giro, vede tutta questa gente inquadrata, perché loro si inquadrano sempre. Erano inquadrati anche alla liberazione. Gira attorno a queste persone e poi esce, no? E Sordini, che è stato quello che mi ha dato, mi ha testimoniato tante queste cose, ha detto a un russo vicino a lui: guarda l'orologio. Lui ha guardato l'orologio perché a ogni entrata del campo c'era un grosso orologio. Tutti lo dovevano vedere. Erano le 5 meno 5 del 5 del 5 del 45. Succede che io ho due figlie, una delle due figlie suona il violino, comincia a suonare il violino, momenti difficili perché il violino è uno strumento un po' difficile all'inizio, però lei prosegue e poi va bene e alla fine si diploma e diventa professoressa di violino. Insegna, suona, eccetera. Quindi la storia di mio padre del violino prosegue attraverso la nipote e questo è bello comunque. E poi mi succede una cosa strana. In uno dei pellegrinaggi sono a Mauthausen durante la manifestazione internazionale e mia figlia non c'era, non c'era, in quell'anno lì non c'era. Mentre sfilano nelle nazioni c'è lo speaker che annuncia ogni tanto un pezzo musicale. C'era un'orchestra, non un'orchestra classica, un'orchestra di qualche elemento. E a un certo punto noi siamo lì tutti nel piazzale e sentiamo, a un certo punto comincia a suonare l'orchestra. Tra queste orchestre c'era anche un violino che lo suonava tra l'altro molto bene. Beh, lì non so cosa mi è successo, una cosa stranissima. Ero lì quasi sotto, ho dovuto andare via di lì e andare dietro una baracca perché così sono scoppiato a piangere, insomma. È stata una cosa che non mi è mai successa nella vita, una cosa più forte di me. Non sono riuscito a trattenermi, sono dietro una baracca a singhiozzare e poi vabbè, l'ho superata. Non lo so, sarà perché lo suonava bene, sarà perché ho pensato a mia figlia che non c'era in quell'anno lì, sarà che forse sarà stata anche la voce di mio padre, non lo so. Fatto sta che mi è successa questa roba. Mio padre, quando giunge a Matasio il 20 marzo, venne immatricolato con la matricola 59186. Dire un numero di matricola
a chi non è addentro in questa materia potrebbe sembrare un così una fissazione, un modo secondario per dire una cosa, insomma. In effetti non è vero, perché loro hanno perso il nome e hanno il numero di matricola. E quando vengono chiamati per qualsiasi ragione, vengono chiamati con un numero e non con un nome. Tra l'altro ho detto in tedesco o in polacco. Polacco perché? Perché ad esempio Mauthausen e Augusen, dove poi mio papà è finito, la maggioranza, non tutti, dei capo erano polacchi. Il polacco e soprattutto il tedesco e il polacco sono lingue ostiche, quindi la difficoltà di capire il numero, perché se non lo capivi ti bastonavano, già di per sé diventava un problema grosso. Quindi il numero va ricordato, perché loro dal nome ti hanno dato il numero, ma noi dal numero risaliamo il nome. Ecco perché è importante il numero. Viene matricolato e viene mandato subito a Gusen, dopo 4 giorni. A Gusen, un sottocampo di Mauthausen, chiamato il cimitero degli italiani. Lì, attraverso dei progetti che hanno fatto, che non sto qui a dilungarmi, fare comunque le fabbriche sottoterra, quindi fare le gallerie, la mortalità è stata elevatissima. Un italiano su due lì ci ha lasciato la vita. Mio padre, fortunatamente, viene portato via assieme a molti altri, perché lavorando per l'aeronautica viene mandato con dei camion e treni a Vienna. Vienna è a 200 km da Mauthausen. A Vienna prima va a Schwekat, cioè quando parlo di mio papà parlo di centinaia di altri deportati. Va a Vienna a Schwekat. Schwekat è ancora oggi l'aeroporto di Vienna. Sta lì fino al 26 giugno, lavorano sugli aerei, Heinkel e Messerschmitt. L'aeroporto di Schwekat viene bombardato il 26 giugno del 44, un grosso bombardamento angloalleato, viene distrutto l'aeroporto. Vengono spostati a Vienna in Interbrühl. Interbrühl è un posto che, guardando una cartina particolareggiata dell'Austria, è nei dintorni di Vienna, e lì ci sono lì sotto in gallerie che si chiamano le gallerie di Mödling, c'è sotto il lago più grande di Grotta. Con delle pompe idrovore viene mandata fuori tutta l'acqua, e lì le grotte ci sono già, sottoterra vengono impiantate le officine. Mio padre sta lì pochissimo, poi viene spostato in un altro luogo di Vienna, chiamato Floridsdorf. Lì, in una ex birreria Gambrinus, mio padre, appunto anche qui ci sono le grotte, viene depositata la birra per essere maturata, viene tolto tutto, le gallerie ci sono già e lì sotto vengono impiantate le officine. Mio padre lavora lì e fino al 31 maggio del 1945. Il 1 aprile tutti i deportati di Wien, Floridsdorf, ma non solo di Vienna, ma anche di altri sottocampi di Mauthausen, vengono fatti tornare a Mauthausen attraverso delle marce, a piedi, tirando dei carretti, oppure ogni tanto c'è qualche camion, ogni tanto c'è il treno, ma sempre di meno. Praticamente queste marce dei sottocampi di Mauthausen verso Mauthausen, l'area principale, sono fatte tutte a piedi. Sono marce chiamate purtroppo marce della morte, perché molte persone non ce la facevano. Camminare di giorno, con poco mangiare, eccetera, alla fine si lasciavano andare. E mio padre, il quinto o il sesto giorno di questa marcia, tutti quelli che erano con mio padre, a parte quelli che sono stati uccisi perché non ce la facevano, sono arrivati l'8 aprile a Mauthausen. Mio padre deve essere morto tra il 5 e il 6 aprile, morto, ucciso, non ce la faceva più. Io questa testimonianza l'ho avuta da due persone che l'hanno sorretto fino alla fine, che io ho intervistato, quindi è una cosa chiara e limpida la morte di mio padre, al quale viene, prima di essere ucciso, vengono tolte tutte le matricole che ha sulla divisa, in modo da rendere la persona che sarà morta non più identificabile, non ci sarà più neanche il numero. Viene anche strappato il braccialetto con su incisa la matricola da parte del nazista, e i due deportati che vi ho detto, Sordini e Croci, guardando indietro hanno visto la scena, e poi gli ha sparato un colpo alla nuca. Poi prendono le persone morte, le sbattono fuori sui prati o in boscaglie. Poi c'è la squadra dei seppellitori che picchiano giù un po' di terra, se la buttano addosso e poi proseguono di corsa la marcia. A seguito delle testimonianze di Sordini e Croci da me intervistati, ho cominciato a cercare di capire di più della storia di mio padre. La prima cosa che ho cercato subito di identificare è il luogo. Non sapevo allora di una cittadina chiamata Steyr. Ma il riferimento naturale, geografico, della descrizione fatta dai deportati, che ovviamente non guardavano i cartelli se non per caso, i cartelli stradali,
ma la natura ti aiuta. Loro si sono ricordati che mio papà è stato ucciso alla fine di due ponti su due fiumi. Naturalmente loro non sapevano che fiumi fossero. Questo mi ha dato un'ulteriore spinta per capire dove è stato ucciso mio padre. E non ci è voluto molto, perché spazzettando, diciamo, da Vienna, che è a est, è quasi in Ungheria, arrivando verso Mauthausen, che è quasi Linz, vicino a Linz, l'unica cittadina dove due fiumi convergono, e quindi ci sono due ponti, è la cittadina di Steyr. Steyr è una cittadina a 50 km circa da Mauthausen, quindi mio padre ce l'aveva quasi fatta. Mi hanno detto tutti e due, pensa che finiti i due ponti, lui non ce la faceva più, c'era una salitina da niente, una salitina di 50 metri, una roba, ma neanche un cavalcavia, proprio una salitina da niente. Lì lui non ce l'ha fatta più e lì l'hanno ucciso. Naturalmente vado a Steyr in un viaggio che facciamo, in un pellegrinaggio nostro dell'ANED, vado a Steyr, vedo i due ponti, naturalmente non so da che parte prenderli perché non si capisce da lì Mauthausen dov'è, se è il ponte a sinistra o quello a destra, individuiamo in uno dei due ponti una salitella e qui. Quindi scopro che mio padre è stato ucciso lì, poi alziamo la testa e vediamo che c'è un bel albergo lì, prospiciente i ponti e i fiumi, che proprio lì si uniscono, è molto bello. Uno spettacolo naturale molto bello. In quell'albergo lì, una ventina d'anni prima, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, io e mia moglie con molti altri dell'ANET abbiamo dormito in quell'albergo lì. Io sono andato anche alla finestra, avrò guardato giù per vedere i fiumi e non sapevo che mio padre era stato ucciso lì sotto. L'ho saputo dopo. Questo è un particolare che così rimane impresso. Naturalmente però sono ancora a metà del percorso, perché mio padre dov'è? È stato ucciso, è stato buttato nei prati, ma lì è la città, non sono i prati o i boschi. Quindi cosa ha fatto? L'hanno buttato nel fiume, non so, cioè, dov'è? Allora inizia la seconda parte della mia ricerca. Attraverso un funzionario di Mauthausen, che anche lui ha fatto un piccolo errore, ma è così, è normalissimo, e lui mi dice che probabilmente, al di là di un ragionevole dubbio, mio padre è stato bruciato nel crematorio del lager di Steyr. Sì, perché a Steyr c'era un lager, chiamato Steyr Munichholz. E io dico, beh, allora mio padre l'avranno tirato dentro, perché un morto nelle strade, d'accordo che siamo in guerra, però insomma, l'avranno tirato dentro e l'avranno bruciato nel lager di Munichholz. Poi vado a vedere nei libri, a Steyr il lager di Munichholz non aveva il forno crematorio e io sono ancora a punto e a capo, ma allora dov'è mio padre? E lì casualmente attraverso internet, in questo caso è molto servito internet, scopro che a Steyr c'è un'associazione della memoria e c'è capitana, diciamo così, organizza questa della memoria riferita alla seconda guerra mondiale del lager di Munichholz, si chiama Ransmeyer. Lo contattiamo, gli spieghiamo il problema, lui ci dice quando venite il prossimo anno a fare il pellegrinaggio venite che io vi spiegherò altre cose. Ho avuto la sensazione che lui sapesse e infatti lui ha saputo. Non ci ha detto nulla, ci ha portato su al cimitero di Steyr. Eravamo là tutti, mio padre sì è stato bruciato, ma nel crematorio della città di Steyr, non nel lager di Steyr Munichholz. Quindi lì c'è un crematorio che c'è ancora adesso, è dagli anni 20 che c'è lì, e tutte le persone morte, non più identificabili, o anche le persone note, insomma, chi voleva, si faceva bruciare nel crematorio. Io vedo il crematorio e vedo che mio padre è stato bruciato lì, però dov'è? Le ceneri, i resti, ci accompagna una cinquantina di metri più in là, c'è un monumento, in tedesco, dove dice che lì sotto ci sono 3500 urne di persone morte durante la guerra, durante le marce, vabbè, me l'ha tradotto lui, non c'è scritto tutta sta roba, però lui lo sa, perché lì ha fatto delle ricerche, e lì di fianco a questo monumento ci sono dei canali con dentro delle urne, ma è tutto da riscoprire ancora, ma è lì, è tutto lì, è tutto lì, e mio padre è lì. Sono fortunato perché la maggioranza delle persone morte in questi lager sono finite in fumo. Io invece so che mio padre è lì, in mezzo a tutti gli altri, ma è lì.